In questo video oggi ti spiego perché il Gillette King C è un passaggio d'obbligo per chi inizia con la rasatura tradizionale. Eccolo qui, il Gillette King. Questo rasoio è un passaggio d'obbligo, in my opinion, per chi inizia adesso con la rasatura tradizionale, per tre motivi fondamentali. Il primo riguarda il prezzo. È un rasoio molto accessibile, fatto in metallo, molto bello da vedere ed ha un prezzo di circa 15 euro. Il secondo motivo riguarda proprio l'estrema delicatezza che ha questo rasoio, che ti perdonerà anche qualche piccolo errore che devi mettere in conto nel momento in cui ti approcci alla rasatura tradizionale. Terzo e ultimo, e anche più importante, che sarà un poco il filo conduttore di questo video, è la reperibilità. Questo rasoio lo puoi trovare tranquillamente nel supermercato sotto casa. Perché adatto questo video? Per chi è semplicemente curioso, si sta incuriosendo, vuole iniziare con la rasatura tradizionale, o chi è alle prime armi e ha bisogno magari di trovare qualche piccolo consiglio in più per poter affinare meglio la tua tecnica di rasatura. Per quanto riguarda quelli più esperti, che magari andranno a vedere cose che già conoscono, potete integrare nei commenti se eventualmente mi sia sfuggito qualcosa durante le riprese. Andiamo a vedere da vicino come si presenta il Gillette King C. Questa è la sua scatola e abbiamo qui il nostro rasoio, che vi faccio vedere meglio. Eccolo qui. Molto molto bello. Nella confezione ci sono anche le lamette della Gillette. E metto un attimo da parte lo scatolo e andiamo a vedere come si presenta il rasoio. Questo qua è un rasoio di sicurezza double edge. Adesso vi spiegherò che vuol dire. Questi qua sono i tre pezzi che lo compongono. Abbiamo il manico, la testina e infine la barra di sicurezza. Fate attenzione quando rimontate il rasoio e fate in modo che questa parte qua, con le due linee qui, sia a contatto con la testina. In questo modo. Questa qui è la posizione corretta del montaggio della testa del rasoio. Evitate di montarla al contrario, così, perché montata così il rasoio non taglierà. Quindi attenzione. Ora andiamo ad armare il rasoio e vi spiegherò perché si chiama double edge. Oppure spesso potete leggere la parola rasoio DE, Domodossola Empoli. Questo è dovuto al fatto che la lametta, che adesso andrò ad aprire, ha due fili per il taglio. Facciamo molta attenzione quando andiamo a scartare la lametta. Evitiamo di prenderla in questo verso, prendiamola sempre in questo. Questa parte qua della lametta non taglia. Lo appoggiamo sulla testa in questo modo. Le due
barre devono andare verso la lametta, e qua vedete abbiamo anche l'alloggio per il manico, quindi non vi potete sbagliare, ma prestate attenzione a questo particolare. Appoggiate la lametta, potete fare in sicurezza tutto così su piano del lavandino, senza necessità di dover giocare con la lametta tra le mani. Andiamo ad avvitare il manico. Ora, senza esagerare, prendete il rasoio così e andate a fare un leggero serraggio. Non c'è bisogno di stringere fino in fondo con forza. Ricordiamoci che nel gergo, come vi ho detto prima, montare una lametta sul rasoio viene spesso utilizzato il termine armare o armato il rasoio di sicurezza. Come vi ho detto, il filo conduttore del video di oggi sarà la reperibilità. Quindi, per rimanere in tema di reperibilità e in tema del prodotto sotto casa, oggi utilizzerò una ProRaso bianca in ciotola con relativo prebarba e infine il balsamo dopo barba, sempre della linea Pelli Sensibili. Non andrò troppo nel dettaglio per il montaggio, perché puoi tranquillamente seguire questo video dove ho spiegato nel dettaglio come si esegue un montaggio di un sapone da barba con il metodo tradizionale. Una volta che abbiamo raggiunto il nostro grado di montaggio soddisfacente, quindi quando la schiuma sarà bella lucida e idratata, è lì che possiamo cominciare a partire con la rasatura con il nostro fido compagno Gillette King C. Sì, asciugo bene le mani. Vado a definire la linea sotto al collo per evitare di insozzarmi la maglietta, ma tanto sarà inevitabile. Allora, per quanto riguarda l'impugnatura, il consiglio d'utilizzo sull'inclinazione del King Gillette, puoi andare a vedere questo video. Oggi andiamo a vedere un pochettino questo rasoio in opera. Allora, lo bagno in acqua. Io di solito inizio con la parte bassa del collo, perché è quella che normalmente si riscalda più velocemente, c'è un grosso afflusso di sangue qui sotto, quindi mi tenderà a seccare prima il sapone. Per questo motivo inizio proprio da lì. Tendo la pelle e vado. Piccoli passaggi. Non fate passaggi lunghi. Quelli poi verranno col tempo, sono più belli, lo so, ma iniziate così, piano piano. Quando il sapone rimane così compatto, ma è comunque lucido, vuol dire che il montaggio è andato piuttosto bene. Ora, tendiamo sempre la pelle lato opposto al taglio, quindi io vado il taglio così, tendo la pelle lato opposto. Guardate l'inclinazione.
Evita di mettere il rasoio così, perpendicolare al viso, perché potresti avere due problemi: o che il rasoio non tagli proprio, o se premi troppo ti tagli tu. Quindi incliniamo sempre un pochettino il rasoio. Ecco. Io adesso sto seguendo il verso del mio pelo, sto facendo una passata di pelo. E infine procedo con la zona pizzetto e baffo. Adesso il mio consiglio, sempre se sei alle tue prime lasature, è fermarti qui, in modo da capire come reagisce il tuo viso. In questa fase di inizio, ok, con la lasatura tradizionale, non puntare subito al risultato che magari avevi con il multilama, quindi al viso liscissimo. Quello verrà col tempo. Quello che posso consigliarti è di concentrarti sul comfort della pelle e della tua rasatura. Se con una semplice passata di pelo rimane ancora qualche parte particolarmente venuta male, magari fai un ritocchino, ma evita soprattutto all'inizio più passate da subito. Quelle verranno col tempo. Col tempo tu deciderai il grado di profondità della tua rasatura e il livello di pelle liscia che vuoi raggiungere. La rasatura tradizionale non è fretta, non è tutto subito, ha bisogno dei suoi tempi e da qualche piccola regola. Adesso risciacquo il viso e mi fermo anch'io con questa singola passata. Dopodiché andremo di after e le ultime conclusioni. A tra poco. Ora prendiamo il balsamo, lo agitiamo e andiamo con una bella lisciata di dopo balsamo. Per concludere il video,
ti lascio un ultimo consiglio, ovvero come riporre il rasoio dopo l'utilizzo. Il rasoio dopo l'utilizzo va smontato, sciacquato per bene sotto l'acqua calda e, cosa più importante, non lasciarlo montato con la lametta. Quindi smontarlo, lavare tutti i pezzi con l'acqua calda, asciugare bene anche la lametta facendo molta attenzione a non tagliarti con della semplice carta igienica, e una volta che è tutto asciutto lo puoi rimontare e riporlo fino alla prossima sbarbata. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, ricordati di mettere un bel like e iscriverti al canale se non sei già iscritto, e per qualsiasi altro dubbio o condivisione, mi raccomando, scrivilo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!